Beh, sono contento di poter dire, io l'avevo detto, insomma, che sarebbe finita così, sarebbe successa così, anzi sarebbe cominciata così, perché siamo appena all'inizio di una situazione di conflitto all'interno di quella coalizione. Conflitto che è insolito, Berlusconi è abituato all'unanimità, soprattutto in casa sua, è abituato a comandare, a non avere dissensi. E ieri l'ha dimostrato, in fondo, se andiamo a vedere nella sostanza apparente il discorso di Fini, ha riconosciuto la leadership, ha espresso l'intenzione di portare avanti il programma del partito, quindi non ha fatto un discorso di rottura, è Berlusconi che ha fatto il discorso di rottura, cioè, ma non tanto verso il contenuto delle cose che Fini diceva, perché se davvero fosse stato un grande leader, Berlusconi avrebbe capito, avrebbe preso quelle cose e le avrebbe usate a suo favore, Fini in fondo ricorda, e avrebbe detto, vabbè, allora vuol dire che da qui in avanti c'è una realtà di minoranza all'interno del partito e vorrà dire che si apre una stagione di dibattiti, di discorsi, eccetera. Invece non è stato così, è stato un attacco rabbioso e probabilmente Berlusconi sa molte più cose di noi, sa che Fini non è solo, sa che dietro Fini e dietro questo atteggiamento che lui ha preso, dietro il venire alla luce, ci sono dei poteri forti che hanno cambiato cavallo e puntano su ben altre cose e è questo che probabilmente lo fa imbestialire. È la consapevolezza che la forza di Fini viene probabilmente da ben altre cose che dai numeri interni alla sua coalizione. E anche Bossi, il discorso di Bossi, dice o si fanno le riforme o si va a casa, quel fatto stamani alla Radio Padania è indicativo, no? La gente vuole le riforme. Questo Berlusconi ora è meno in grado di fare le riforme che la Lega vuole di quanto non lo fosse prima, perché poi alle votazioni saranno molti di più, molte di più le persone che quelle 11 che sono state la minoranza nella votazione del documento saranno molte di più, al punto che la maggioranza potrebbe non avere più i numeri e potrebbe non essere più sicura di averli come lo è stata finora.